Acqua calda, questo? Calda, calda. Cos'hai? Ti saluto lì. Che è successo? Prendo un guaglione. Che piove? Non mi capite nuovo, povero di queste case in debata. Ma dove? Calma. Ma che è successo? Poi sembra ieri sera, stanotte, non lo so. Ma sei sicuro che era lì? Non mi vuole dire che vivo con una zia, con un zio, stai che sentei barrato. Ma chi è? Chi è suo nome? Ma non lo so, la zia, tu non mamma mio padre, vivo con una zia o un zio. Gesù, oddio. Che mi sembra pure che ci stai impiegato un dottore. Veramente? Con un sole di matematica. Ma sei sicuro? Sì, è una diceria che si dice in tuo paese, sicuro, è a morte, non lo so. Sui paese, pure qua. Faccio un attimo, appena torno andiamo dal dottor Martelli. Ehi, Pasqua, che ti dici? Oggi no, non c'è, siete venuti. Manco pure i tali. Io volevo parlare ancora un po' con te. Lo so, ma se avete notizie in uno voto mio, siete lui. Veramente noi pensavamo che tu potevi dirci qualcosa di più su tuo nipote. Ma sentite a me, ma che volete a me? Ma che posso fare io, che soci? Forse ne sai più di quello che ci hai detto. Capirà, io non soccio proprio niente di questo fatto. Poi mi hai dato pure a me che mi dicevo andare a casa del mio carabinieri. Poi ci manca proprio io. Sì, non c'è niente di preoccupante. Comunque, fatti fare quegli esami che ti ho prescritto, eh? Io penso che saranno pronti tra una settimana. Va bene. Avanti. Scusa, sono arrivati Matteo e Giovanna e sono di là che aspetta. Va bene, vengo subito, vengo subito. Pronto. Ah. Ma non ci siamo ancora tutti. Manca ancora Pietro del Bar e Michele, il geometra. Cercando di dire da mezz'ora. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione, una via d'uscita. Ma che soluzione? Una soluzione?
Ma ha ragione lei, tu parli di azione comune, ma se non siamo nemmeno riusciti a incontrarci tutti e quanti. Proprio così. E invece ha ragione Matteo. Bisogna trovare una soluzione comune, bisogna metterci d'accordo, bisogna. E bisognerebbe saperne di più anche sullo zio del ragazzino. Già, c'è anche lo zio da tenere presente. Comunque, guardate, per me è tutto un bluff. Finirà tutto in una bolla di sapone. Vedrete che non succederà proprio niente, per cui è inutile agitarsi tanto. Perché proprio lui? Ma perché proprio lui? Ci sono 2000 persone in questo paese, anche persone piene di soldi, e proprio a noi dovevano pensare. Forse i rapitori ci conoscono. E oppure, così, ha scelto a caso i nostri nomi sulla guida telefonica. E così una specie di lotteria hanno fatto. Allora, una specie di lotteria. Io dico che bisogna far subito qualcosa. Abbiamo aspettato anche troppo. Andiamo dai carabinieri, su. È inutile, dai carabinieri c'è già stato lo zio del ragazzo. Come? E allora cosa facciamo? Ma porca miseria, ma... Io ho capito che noi sospettavamo di lui. E forse per dimostrare che non c'entra nella storia, è andato dai carabinieri. Ormai è fatta. Ma non è giusto. Questo ci mette sotto lo sguardo di tutto il paese. E se noi ci rifiutassimo di pagare, la gente ci renderebbe la vita impossibile. Ah, finiscila. Ormai non si tratta più di questo. Ma forse dai carabinieri ci dovremmo andare pure noi. Non preoccuparti, va? Che se anche non cediamo noi dei carabinieri, domani ci vengono loro a far visita tutti quanti. Eh sì, tanto in un modo o in un altro domani tutto il paese lo saprà comunque. Ma che bello. Ma è incredibile, essere presi così per il collo e non poter far niente. Io me ne vado. Dove vai? Vado da Franceschi, il direttore di banca. Domani è venerdì. Ma, io devi pagare. E questo è matto, non è lo matto. So quello che farò. Però in ogni caso voglio avere i soldi disponibili in biglietti da 10.000 lire. Ma c'ha ragione tua moglie, tu sei proprio matto! Ma dai che non finisci niente questa faccenda, lascia perdere! Non lo sappiamo questo, comunque. Mio Dio, ma proprio a noi doveva capitare. Però quel povero bambino... La mattina di venerdì la storia era su tutti i giornali. Avevo preso l'autobus per andare a casa di un collega in un paese vicino e tornando mi era parso che tutti mi guardassero. Però stranamente la cosa non mi importava. La sera prima eravamo stati interrogati lungamente dai carabinieri e l'amico della banca mi aveva preparato il pacco con i biglietti da 10.000, anche se non sapevo ancora bene che cosa avrei fatto. Il giornale, ma sì!